La Owens nasce nel 1970 da papà Agnello, nostro padre, che ha iniziato a entrare nel settore della panificazione e pasticceria con la vendita dei primi forni e le macchine. La nostra è un'azienda di carattere prevalentemente familiare che si occupa, mi piace pensare, di dare un supporto, una consulenza a 360 gradi a quella che è la nostra clientela, il panettiere, il pasticcere e non ultimo in questi ultimi 2 anni il gelatiere. In questi ultimi 40 anni il lavoro è cambiato tantissimo e si è tutto, diciamo, trasformato e ci ha trovati tutti impreparati perché è successo tutto in un tempo abbastanza breve. E tutto questo, l'impreparazione, l'incapacità quindi di proporsi con quello che il mercato in questo momento vuole, ha creato anche molte volte una crisi di settore. Non solo dovuta quindi a una crisi economica, ma anche e soprattutto a una crisi di identità. L'avvento delle nuove tecnologie, dei social, dei mezzi di comunicazione, di internet ha fatto sì che il nostro lavoro si trasformasse soprattutto in un lavoro di consulenza nei confronti del cliente. La semplice vendita del prodotto, la semplice, diciamo, trattativa commerciale non è più quello che il cliente oggi richiede. Una collaborazione più attiva, un rapporto più stretto fra chi vende e chi compra, inteso non solo nella vendita del prodotto, ma soprattutto in una consulenza specifica e anche soprattutto Quello che competente. andrete a mangiare invece è stato fatto così ieri. Cosa vuol dire? Quello idrofobico, vi sono passati tutti e due, credo, ha praticamente attorno un film di grasso vegetale non idrogenato. Abbiamo presso la nostra sede una sala demo utilizzata per fornire un supporto a tutti i nostri clienti che vogliono verificare sul posto la funzionalità delle macchine stesse che noi andiamo a proporre. Quindi la possibilità del cliente di venire in sede e provare con le proprie mani l'utilizzo di tutte quelle attrezzature che possono essere indispensabili nel laboratorio. Alla fine la nostra è una consulenza, cioè io vado a vendere un forno, non è che vuoi comprare il forno sì o no, prima di arrivare al forno si fa una ricerca di mercato, quanto pane vuol fare, che tipo di pane, in quanto tempo, cioè tutto l'insieme, perché comunque un forno è legato a una cella di ferma lievitazione, è legato a un'impastatrice, è un circolo in poche parole, non è solo il forno. Al giorno d'oggi è difficile che viene un cliente e compra solo il forno. Generalmente si tende sempre a fare, diciamo, a organizzare meglio il loro lavoro. Oltre a vendere, andiamo a montare, fino a che il cliente non fa l'inaugurazione, fino a che il cliente non comincia a incassare. Per noi la soddisfazione è servirli e per loro deve essere una soddisfazione comprare da noi.